andate a premiare, ma prima di passare al secondo elaborato, se il regista Anfuso è d'accordo, io presenterei il cortometraggio vincitore e anche in questo caso, quello vincitore dei sette, anche in questo caso abbiamo due segnalazioni da fare. Se è facile, prego appunto di arrivare velocemente qui a questo tavolo, avere Laura Giordanella e Dario Di Stefano, facciamo la foto anche con i segnalati per quanto riguarda la categoria cortometraggio. Laura Giordanella, Dario Di Stefano. Sono? Credo di sì, forse lei è Laura, e allora aspettiamo Dario. Dario Di Stefano è in sala? Dario Di Stefano, eccolo. E allora, se riusciamo a fare una foto qui con Laura Giordanella e Dario. Se entrare da quella parte forse è meglio. Sono le segnalazioni che riguardano la categoria cortometraggio. Prego, fotografo. Sì, il fotografo. Bene, benissimo, e allora andiamo a svelare il nome del vincitore per quanto riguarda la sezione cortometraggi. Chiamo Salvo Ricceri, è lui che vince. Evidentemente ha una bella classe in sala. Arriva Salvo Ricceri. E mi dia conferma il tecnico se siamo pronti per la proiezione di questo corto. Ecco qua, Salvo, un applauso ancora, adesso lo interromperemo brevemente, ma prima vogliamo mostrare il tuo lavoro. Alone in the clouds all blue, lying on an eiderdown. Yippee, you can't see me, but I can you. Blazing in the foggy dew, sitting on a unicorn. No fear, you can't hear me, but I can you. Thank you.
beschlossen wird. Der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes fordere, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und erstellt. Nothing to fear, for the dreams that came to you when so young, told of a life where spring has sprung. Adesso vogliamo conoscerlo meglio, intanto studente dell'Università di Catania, quale corso di studi? Filosofia. Filosofia. E la passione per i corti, immagino, per sì, il cinema. Sì, sì, una passione grande del cinema, credo, spero di poterlo fare anche da grande, cioè di portarlo avanti questa cosa qui, dopo la laurea. Quanto tempo hai impiegato per pensare e per realizzare questo lavoro? E pensare è stata una storia abbastanza breve perché abbiamo saputo della manifestazione in favore della giornata della memoria e poi scriverlo per quel che può essere scritto un film muto comunque. È stato facile, una notte e basta. Girarlo un giorno e montarlo il problema ha richiesto più tempo, sì. La ricerca delle immagini d'archivio? La ricerca delle immagini d'archivio mi ha rubato parecchio tempo. Hai attinto a quale? A internet, ovviamente, come essi, parecchi della mia generazione. Immagino che tu debba anche ringraziare coloro i quali hanno partecipato, perché... Sì, sono anche loro studenti della facoltà di... Quindi un lavoro di team. Sì, sì. Sono stati brevissimi, più di quanto si potesse sperare da comunque attori non professionisti. Oh, nel messaggio finale tu in pratica sviluppi lo stesso tema affrontato da chi ti ha preceduto con l'elaborato intervista immaginaria. Dico che il modo migliore per onorare la memoria di tutte le persone sterminate durante il periodo di egemonia nazista fosse avere... chiaro in mente che la memoria non è un giorno, una celebrazione, un monumento, un momento particolare della nostra vita, del nostro anno solare,
ma è educazione civica costante dalla prima infanzia fino a... La tua frase finale è molto forte, serve da monito ed è un po' proprio quello, il tuo pensiero racchiuso in poche scritte. Che ruolo ha in questo l'università e più, ancora più all'ingrande il nostro paese? Certo, il punto nevralgico del corto era quello di attualizzare appunto la memoria. Sono dei giovani, appunto rappresentano dei giovani, la fascia nazista è soltanto un orpello di scena, potrebbe essere chiunque in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi tempo storico. L'importante è capire che è l'educazione che fonda le persone. Ieri era il nazismo, l'altro ieri era chissà quale altro sterminio in chissà quale altra parte del corpo, del mondo, scusi. Il punto focale è appunto educare i cittadini affinché queste cose non possano più ripetersi e affinché si possa sperare che un giorno... Che serva da monito e lezione. Da monito e lezione, e non parlo soltanto di nazismo, il punto del corto era anche questo qua, non fare vedere i nazisti come se... Sì, ok, la nostra memoria storica li ha colpevolizzati, li ha condannati, li hanno processati e sono state eseguite le condanne, ma... Bisogna capire fondamentalmente che erano persone normali, si sono trovate in quel determinato momento storico, quindi chiunque di noi potenzialmente può diventare un assassino se il contesto non è educato abbastanza. La giuria ha fatto un lavoro in gruppo, orale, ma in questo caso io vorrei dare la parola al tecnico, al regista Giovanni Affuso. Caro collega. Buonasera, per me sei il numero due, perché noi non sappiamo davvero chi sta dietro un elaborato, quindi per me sei il numero due, e non sapevo nemmeno se fossi un uomo o una donna. Mi sono arrivati questi file, ho scritto numero uno, numero due e basta, poi alla fine abbiamo scoperto. E no, ci sono delle notazioni tecniche che mi sembrano importanti, perché queste occasioni non sono affatto banali, né per l'aspetto della memoria su cui tutti ci siamo dilungati, e mi permetto solo di sottolineare come tutti noi che abbiamo parlato abbiamo usato i tempi verbali coniugati al passato. Punto, era così, una piccola notazione che mi vorrei permettermi di fare e di lanciare come stimolo. E sono anche le occasioni perché tiriamo fuori delle realtà importanti della nostra città, del nostro territorio. Io non conosco l'attrice, ma quella è sicuramente un'attrice fatta e finita, una che regge un primo piano così bello e con così spontaneità. Non la conosco, ma farà parte del mio prossimo spettacolo, su questo non c'è dubbio alcuno, no? E mi è piaciuto molto, per esempio, il piano sequenza Campolungo, piano americano, primo piano particolare, che dimostra un pensiero e anche una maestria e anche un compiacimento, diciamocelo pure, no? Ecco, quindi complimenti davvero per l'uso della fotografia, questa immagine che rimanda ad un passato, che rimanda ad un presente, questa luce un po' metallica, un po' seppiata, un bianco nero, non del tutto bianco e non del tutto nero, quindi ci sono tanti motivi tecnici. Invece, quanti anni hai, scusami? 22, lo possiamo dire, io ne ho 50, ti posso dare del tu, no? Grazie. Allora, c'è una cosa invece che alla fine di questo video, c'è una domanda che io mi sono fatto. E ho raccontato a mia figlia, per quanto è possibile raccontare ad una bambina la storia della Shoah, l'ho raccontata attraverso un libro che avevo letto tempo fa, che è una commedia di un autore spagnolo che si chiama Max Saub, che ha raccontato un fatto di cronaca avvenuto intorno al 38 di una nave cargo che si chiamava appunto San Juan, che naviga in tutto il Mediterraneo piena di ebrei. E non li vuole nessuno, non li fanno approdare da nessuna parte, né in Turchia, né in Grecia, né in Albania, né in Italia, né in Francia, né in Algeria. Si escogita un salvacondotto diplomatico attraverso l'ambasciata argentina a Roma, ma gli argentini da Buenos Aires dicono: noi non vogliamo entrare in fatti europei. E questa nave, che solca il Mediterraneo avanti e indietro, rimane
lì al centro del nostro mare, e poi arriva una tempesta forza 6 o forza 7 e la nave affonda con tutti gli ebrei dentro e con tutto l'equipaggio. Questo è un fatto realmente accaduto nel 38, però probabilmente i giornali davano più importanza, adesso aiutatemi Sara, alla guerra spagnola, davano più importanza al patto di Monaco, all'invasione della Cina da parte del Giappone. Ho detto troppe bugie, no, più o meno stiamo lì, no? Ecco. Da questa storia ho cercato di raccontarla a mia figlia, cercando di introdurla ai temi della Shoah, eccetera. La vita però è strana. Qualche giorno dopo in TV abbiamo visto le immagini che tutti ricordiamo di Lampedusa. E mia figlia disse: papà, ma allora quella che mi ha raccontato non è una favola? Faccio questo preambolo collegandomi al fatto che tutti abbiamo usato i verbi al passato prossimo, al passato remoto, all'imperfetto, eccetera. Volevo chiederti, collega, secondo te noi, la nostra generazione e forse anche la loro generazione, può guardarvi negli occhi e dirvi che quello che è accaduto non succederà mai più? Assolutamente no, per nulla. Io credo che anzi, soprattutto negli ultimi anni, la crisi vanvelata e decantata in varie sedi, in vari momenti, non porta mai a nulla di buono. E non parlo soltanto di economia, anzi, non, per niente, parlo soprattutto di morale, parlo soprattutto di decenza, parlo soprattutto di etica sociale. Io... Sì, giusto, giusto, applaudire. Volevo dire che l'unico modo, credo che un povero teatrante e una giovane promessa abbiamo per dare un contributo a questi fatti così grandi, così importanti, che tagliano trasversalmente e che colpiscono tutti, non colpiscono mica solo i tedeschi e solo gli ebrei. Vorremmo poter dire che è un fatto che riguarda soltanto loro, ma purtroppo così non è, la storia ce l'ha dimostrato. Io credo che l'unico modo per difenderci, l'unico antibiotico possibile, credo che sia la cultura. L'unica cultura è quella della memoria. Quando facciamo Shakespeare o Pirandello o Goldoni, accendiamo un faro sul passato tentando di immaginare il futuro. E purtroppo però qualcuno ci ha detto ultimamente, ce lo ripetono sempre più forte, che di cultura non si campa. E io vorrei dire che anche di aria non si campa. Ma ci avete fatto caso che senza aria si muore? Grazie. Questo del tavolo, perché il consigliere dell'ambasciata di Israele, la signora Link, che tra l'altro ci deve lasciare perché ha l'aereo tra poco, gli consegna l'attestato e ha guadagnato anche un ingaggio, da quello che ho capito, prossimo venturo con Giovanni Ampuso. Lui è la ragazza attrice protagonista di questo bel corto. Grazie a Tamborito. E allora finiamo consegnando